Giornata abruzzese per il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Marco Bussetti, che ha visitato questa mattina l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Nel corso dell'incontro con la stampa il ministro ha parlato anche dell'impegno del governo per la sicurezza degli edifici scolastici in una regione terremotata come l'Abruzzo. Abbiamo dei dati che abbiamo ereditato rispetto alle certificazioni, non alla sicurezza, alle certificazioni, e per questo abbiamo già stanziato 7 miliardi, di quali 3 miliardi e mezzo già disponibili attraverso la conferenza unificata, ciò perché permette così agli enti proprietari, comuni e province di attivarsi per poter certificare i vari certificati di protezione incendio, di dichiarazione e valutazione dei rischi, impianti elettrici e termici a norma. Il ministro Bussetti ha poi anche illustrato le novità riguardanti la prossima maturità. Era contenuto nel decreto legislativo 62 del 2017. Noi abbiamo solamente reso un po' più adatto al percorso dei nostri studenti, eliminando come vincolo la prova Invalsi e soprattutto creando per l'alternanza scuola-lavoro, dando un'importanza diversa rispetto a quello che doveva essere in origine, e quindi privilegiando il percorso che questi ragazzi hanno sostenuto nella loro scuola secondaria superiore. Ci mancano gli specializzati di area medica, un po' perché c'è carenza di studenti di medicina, un po' perché ci sarebbero paletti normativi, diciamo, che penalizzano le università periferiche. Non è una carenza di laureati, è il delta che si crea tra le borse di specializzazione e i laureati, che sono di circa 3.000 unità. Noi le abbiamo già colmate con l'ultima legge di bilancio di 900, andremo avanti comunque ad allargare la platea di coloro che vogliono iscriversi al percorso di universitario di medicina e le borse. Oltretutto abbiamo intenzione di farlo con le regioni, perché le regioni dovranno anche loro dire in prospettiva quali medici e quali specializzazioni in più necessiteranno da qui a venire. L'ex ministro del Rio ha detto che lei sta strumentalizzando questa campagna elettorale con la sua presenza oggi qui all'università. Ma il ministro del Rio si è espresso in qualche modo, ma provate a battere su un motore di ricerca e troverete che anche altri ministri dalla parte del suo governo, del governo precedente, avevano sì utilizzato magari manifestazioni per poter così magari fare anche campagna elettorale. Noi non stiamo facendo campagna elettorale, stiamo cercando di essere presenti in un territorio, e stamattina sono già stato all'inaugurazione di una scuola apposta di una prima pietra. Non è campagna elettorale, penso che le persone abbiano ben chiaro per chi votare.